Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video un po' diverso dal solito, ossia vi vorrei mostrare tutti i miei rossetti, quindi fare una brevissima recensione per ognuno di questi. Stavo mettendo a posto le mie bustine per i trucchi, perché io ho diverse bustine per i trucchi, quelle diciamo dedicate ai rossetti, quelle dedicate ai mascara, poi c'è una bustina che invece utilizzo, in cui diciamo metto tutti i cosmetici che utilizzo invece tutti i giorni e che devo avere tutti a portata di mano. Però mettendo a posto queste bustine mi sono accorta che ho veramente una quantità infinita di rossetti. Nel tempo ne ho comprati tantissimi, perché questo principalmente deriva dal fatto che io non ho mai trovato il mio rossetto ideale e quindi nel tentativo di voler provare diversi colori, diverse combinazioni anche tra matite, lip gloss eccetera, mi sono resa conto appunto di quanti rossetti ho e ho pensato di farveli vedere, di farvi una breve recensione. Intanto vi faccio vedere la busta in cui li tengo, che è questa busta qua che mi ha regalato mia mamma con questa stella bellissima al centro. Ok, io pensavo di fare così, partiamo dai lip gloss, poi vi faccio vedere un paio di rossetti liquidi e poi rossetti in stick, così almeno diamo un ordine a questo video. Prima però vi faccio vedere due matite pennarelli per le labbra, che sono diciamo due rossetti fatti a pennarello e sono della Kiko. Questo in particolare è il numero 107 e questo è il numero 101. E questi sono due pennarelli, questo sul marrone e questo invece più sul viola, quindi il 107 quello più sul viola. E da, scusate, non è uscito bene il tappo. Ok, questo. Questi sono due prodotti sui quali io non farei una recensione meravigliosa, semplicemente perché sono troppo asciutti. Quando voi li stendete sulle labbra, vi renderete conto di quanto sono asciutti, perché poi fanno quell'effetto screpolatura, quindi vi fanno rimanere sulle labbra quelle pellicine da labbra screpolate che secondo me non fanno assolutamente un buon effetto finale. Quindi insomma, come rossetti utilizzati singolarmente a me non sono piaciuti, però ho trovato il modo di utilizzarli, ossia stenderli sulle labbra in uno strato leggerissimo come base per il rossetto, perché se voi li utilizzate come base per il rossetto allora vanno bene, perché fanno in modo che il rossetto che c'è sopra vi duri veramente tantissimo, anche mezza giornata, e insomma non fanno l'effetto screpolatura, perché il rossetto messo sopra ammorbidisce le labbra. Io in questo momento, in questo video che sto girando, ho una combinazione di pennarello Kiko per le labbra numero 107 e rossetto della Sien numero 12, un colore abbastanza diciamo violaceo, è un misto tra bordeaux e viola secondo me, comunque numero 12 della Sien, e l'effetto finale che fa sulle mie labbra è quello che vedete. Bene, adesso che avete visto l'effetto che fa diciamo questa combinazione di rossetti sulle mie labbra, partiamo con la recensione e vi faccio vedere prima di tutto i lip gloss. Dunque, quelli che io utilizzo tutti i giorni, molto più spesso, sono in particolare due: il lip gloss della Sien, sempre comprata al supermercato Lidl, numero 27, ed è un colore abbastanza neutro, nel senso che è sul marrone, ve lo avvicino il più possibile, ok? È sul marrone, però messo poi sulle labbra è abbastanza neutro, e io lo utilizzo soprattutto quando ho sotto come base un marrone, un rossetto marrone, perché fa quell'effetto lucido che finale che a me piace molto. E sempre a questo scopo io per qualsiasi colore, in questo caso utilizzo il lip gloss trasparente, sempre della Sien, sempre comprato alla Lidl, perché appunto lucida le labbra e dà veramente un effetto finale molto bello. Visto qua sembra bianco, però poi è trasparente quando lo mettete sulle labbra, e quello veramente mi piace tantissimo. Poi partiamo con la recensione prima dei lip gloss, poi vi farò vedere due rossetti liquidi. Allora, i lip gloss che io utilizzo più spesso sono questo della Kiko numero 107,
7 ed è un viola praticamente, anche se poi qua è vissuto, ragazzi, vedete che il tappo ormai si toglie male ed è un viola. Un viola, però tenete presente che quando poi lo mettete sulle labbra rimane abbastanza trasparente perché comunque è un lip gloss, quindi è un lucidalabbra alla fine. Quindi insomma l'effetto finale che voi potete avere non è proprio di questo colore acceso, ma più un leggero colore alle labbra. Stessa cosa per il lip gloss della L'Oreal, questo è il numero, vediamo se riesco a dirvelo, numero 304, anche questo è un colore abbastanza neutro, sempre sul marrone, però insomma io mi trovo abbastanza bene più che altro perché tiene le labbra molto morbide, quindi è un buon lucidalabbra comunque. Poi andiamo avanti, dunque altri due lip gloss che io utilizzo spesso sono questo lip gloss, è della Bionic ed è il numero 308, non mi ricordo assolutamente dove l'ho acquistato, però anche questo è sul marrone. Io utilizzo molto i toni sul marrone, come avrete capito, perché, ritengo che sulle mie labbra comunque stiano abbastanza bene. Un ultimo lip gloss, sempre della Sienne, sempre acquistata alla Lidl, è il numero 28, è sempre sul marrone, però questo è più scuro di quello che vi ho fatto vedere prima, perché quello di prima, che sarebbe questo, è marrone ma più neutro, questo invece è proprio marrone più scuro e secondo me è anche più bello se lo usate da solo. Vi faccio poi vedere due rossetti liquidi. Ah, questo è marca Miss Broadway ed è il numero 08. La marca Miss Broadway io la trovo spesso nel supermercato Basco, poi non vi so dire dove altro si possa trovare, però a me capita di trovarla lì e ho comprato questo rossetto che ha un colore abbastanza sul viola, anche se poi messo sulle labbra rimane abbastanza leggero, però insomma è un buon rossetto liquido. Un altro rossetto liquido che io ho acquistato un po' di tempo fa è quello della Bottega Verde ed è un rossetto liquido effetto specchio. Qui non c'è il numero, ma c'è il colore che è un color ciclamino. Penso che si possa ancora trovare abbastanza facilmente. E questo è molto, molto più sul rosso, sul viola, insomma, ha dei colori abbastanza tendenti a rosa, rosso e viola. Però ovviamente è un rossetto liquido, quindi nel momento in cui voi lo stendete sulle labbra non ha una durata così lunga, quindi almeno sulle mie labbra dura poco, è un rossetto che dura poco. Quindi insomma, buono, bello il colore, però come durata diciamo così così. Passiamo ai rossetti stick, che anche qua ne ho veramente tanti. Voglio dire, ne ho tanti, per quello che è la mia misura, ne ho tanti, poi magari c'è gente che ne ha molti più di me, però insomma, secondo me io ho tanti rossetti. Allora, marca Sienne, quindi supermercato Lidl, numero 12 e questo è viola ed è un bel colore. Spero che si veda perché con questa luce io non sono sicura che si veda benissimo. Comunque, questo è un rossetto viola, col quale io mi sono trovata molto bene. Poi un altro rossetto sempre della Sienne. Io ho tanti rossetti della Sienne perché costano pochissimo, quindi per una persona come me che ha bisogno di provare tanti rossetti perché non ha trovato quello ideale, diciamo che la Sienne è l'ideale perché costa poco e quindi si può, diciamo, provare, comprare anche più rossetti soltanto per il gusto di provarli, perché costano meno di 3 euro, quindi comunque. Un altro rossetto Sienne è il numero 31 ed è questo colore, che è un colore diciamo tendente al rosso e viola, che è un bellissimo colore, sulle mie labbra fa un buonissimo effetto. Poi c'è il numero 34 della Sienne, che questa volta è marrone e anche questo fa un buon effetto sulle mie labbra. E poi abbiamo un colore molto molto chiaro e molto molto neutro che è il numero 27 ed è veramente veramente neutro. Questo quasi non si vede neanche sulle labbra, però io lo volevo provare perché l'avevo visto sulle labbra di una ragazza, avevo visto questo effetto così neutro e così chiaro, a lei stava molto bene e ho voluto provarlo anch'io.
Su di me non sono rimasta così entusiasta perché alla fine è un po' come se io non mi mettessi il rossetto, quindi non dava tra le labbra senza rossetto e le labbra con questo tipo di rossetto, non c'era una grande differenza. Quindi insomma l'ho provato ma non mi ha entusiasmato granché. Gli ultimi due stick sono invece della Kiko, questo è il numero 916 ed è anche questo un colore molto neutro, sembra quasi un colore, diciamo così, sabbia, un color sabbia. E anche questo sulle mie labbra, insomma, non faceva un grande effetto perché rimaneva molto chiaro, però è un bel rossetto, comunque tiene le labbra abbastanza morbide. L'ultimo della Kiko è il 901 che vi faccio vedere ed è un marrone molto chiaro. Io lo utilizzavo come base questo e poi mettevo sopra un lucidalabbra, però comunque i rossetti della Kiko sono buoni come qualità perché tengono le labbra abbastanza morbide, almeno questo sulle mie labbra. L'ultimo rossetto che vi faccio vedere è una matita rossetto della Douglas ed è il numero 4 colore Sweet Illusion. Ed è un colore, diciamo, rosa viola, insomma, tende un po' a rosa viola ed è molto molto morbido questo. Quindi questa è proprio una matita ovviamente con la punta molto larga. Voi lo stendete sulle labbra come un normalissimo rossetto, ma a differenza di una classica matita per labbra, questo è molto morbido, quindi lascia le labbra molto molto idratate. Ed è secondo me un buonissimo prodotto. Questo era l'ultimo rossetto che io avevo da mostrarvi, spero di avervi fatto passare un pochino di tempo in compagnia, così facendovi vedere i miei rossetti, semplicemente chiacchierando con voi. Vi do appuntamento al prossimo video, vi mando un abbraccio enorme, ciao a tutti!